riforma della giustizia, le opposizioni vi attaccano, dicono autonomia della magistratura intaccata, la vostra risposta? Allora, senta, prima c'era un CSM che difendeva e tutelava l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Mo ce ne sono due, a casa mia mio figlio Giovanni, che ha 9 anni, sa che è raddoppiata la tutela. Ma se non volessimo dire così e fare il discorso più serio, oggi con due CSM, la separazione della carriera e il sorteggio nel CSM, noi abbiamo garantito autonomia e indipendenza non solo più dal potere legislativo, non solo più da quello esecutivo, ma dalla stessa magistratura, o meglio, dalle degenerazioni correntizie di certa magistratura. Senta, Meloni dice scrivete Giorgia, Vannacci scrive, dice invece decima massa, decima anzi. E io devo commentare chi? Sì. Vannacci. Io scrivo Giorgia. Senta, una domanda sola, con un'affluenza... Non ci credo che lei me ne faccia una sola, ci sarà almeno quella di ritorno, comunque ci proviamo. Solo una domanda. Con un'affluenza sensibilmente più bassa rispetto alle politiche, l'obiettivo è il 30%, è un obiettivo realistico secondo lei? Lei continua a farmi questa domanda per la quale le ho già detto che sono un indefesso, non un fesso, un indefesso ottimista, sono convinto che sfonderemo. Dopodiché, politicamente è significativo solo avere lo 0,01% in più di quando siamo arrivati al governo. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.